Amici del Basket, buonasera, buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento con Basket Time, versione ridotta e serale, questa lo sapete per lasciare spazio ovviamente alle dirette del calcio, alle dirette della regione che avete appena finito di vedere. Però, insomma, siamo comunque qua per non farvi mancare il nostro appuntamento settimanale con il basket e con la pallacanestro reggiana, anche perché era la settimana dopo l'esordio dei biancorossi, un esordio che anche quello possiamo dirlo, come per la nostra trasmissione stasera è andato in onda un po' in forma ridotta per quel che riguarda la Bon, perché? Perché è arrivata una sconfitta che oggettivamente prima di tutto non ci aspettavamo e poi eh, probabilmente non, non ci è andata molto giù per il modo in cui è arrivata, perché è stato fatto un passo indietro rispetto a quanto visto in Supercoppa, questo poco ma sicuro sia per il valore dell'avversario, Vellino piuttosto che Caserta sia per proprio il gioco espresso dalla formazione reggiana formazione reggiana che per la seconda volta in due partite ufficiali come è successo con Ragland ad Avellino perde con un tiro allo scadero quasi a 4 secondi dalla fine di Marco Giuri a Caserta 7-8, 7-5 il punteggio finale ma al di là della beffa dell'ultimo tiro eh, e dell'errore poi successivo di ehm, Gentile nella possesso finale dove reggeva la possibilità di pareggiare è un po'... L'atteggiamento che ha avuto la Grisimbon che non ci è piaciuto molto, che ha lasciato un po' di stucco. Eh, un esordio, diciamo di sicuro storto, però, però ci sarà tempo per rifarsi e soprattutto c'è cioè già sabato al Paladozza, nella prima partita casalinga della stagione, così possiamo dire: un'opportunità molto importante perché arriva a Sassari e lì subito si vedrà sereggio è Pronta per una reazione emotivamente, tecnicamente o no, Alessandro Caraffi? Buonasera anche a te. Eh, non abbiamo i messaggi in live, ma leggeremo i messaggi sui social eh, ovviamente che sono arrivati in questi giorni. Tanti per noi sulla nostra pagina, esatto. Buonasera a tutti, li leggeremo perché eh, domenica sera dopo la partita. Insomma, la pagina di Basket Time che, come al solito, vi ha lasciato sfogare. Insomma, eh, per il post partita ne ha, ne ha veramente visti tanti. Quindi abbiamo deciso che, vista la particolarità di puntata, diamo spazio. A quelli che l'altra sera hanno detto la loro e cercheremo anche di rispondere a eventuali domande. Un paio di giorni dopo, casomai, a mente più fredda si può rispondere meglio, faremo di tutto. Sei d'accordo con me che non è l'esordio che ci aspettavamo? Beh, insomma, mi pare palese, soprattutto dal punto di vista della, della grinta, della voglia di giocare, della sete di riscossa. Ecco, perché io mi aspettavo veramente una sete di riscossa dopo una partita eh, sempre condotta avanti con Avellino e persa l'ultimo tiro. Mi aspettavo veramente che Reggio devastasse il parquet di Caserta dalla voglia, dalla, dalla cattiveria. Invece siamo partiti molli, siamo partiti con tante azioni. Poco costruite, siamo partiti con eh, una squadra che in difesa ha preso canestri nel pitturato in una maniera eh, a volte inguardabile, eh, soprattutto su transizione. E in attacco ha, ha pensato più a risolverla singolarmente che casomai far ruotare la palla. Io ho detto far pensare Caserta, perché Caserta sarà una squadra molto più talentuosa dello scorso anno, però. Si è fatta pensare a lavorare in difesa, io credo, per il punto di vista della, eh, della tecnica dei giocatori e per il momento della stagione in cui siamo, che probabilmente avrebbe faticato. E invece, invece ci ha infilzato più volte in come questo, ad esempio. In questa situazione, esatto, sono canesti che non si possono prendere a questo livello, ah, assolutamente. Poi entriamo nell'aspetto singolo. La sensazione generale eh, tra i tanti motivi per cui magari Reggio può aver steccato l'esordio. Eh, c'è cioè, chi dice che forse la Grissimbone è arrivata a caserta troppo sicura di avere vita facile o comunque di avere una partita che poteva vincere senza mettere neanche le marce alte. la sensazione che hai avuto anche tu? Ma Io sinceramente mh, mi è sembrato proprio una partita approcciata sì, così, però non mi spiego come sia possibile. Cioè una prima di campionato che storicamente riserva sorprese contro una squadra che viene da un, campionato semi, da un precampionato semiperfetto come può essere preso sotto gamba, cioè quello mi ha preoccupato, perché sono state commesse delle ingenuità che obiettivamente sembrava di una squadra deconcentrata, ecco, mm, non, non me lo posso spiegare, non me lo so spiegare e penso che ci sia lo staff questo per, per fare questo, però sì, è stata una Grissimbon sottotono, ma sotto sottotono proprio da, sotto l'aspetto della della voglia dell'approccio mentale della... è come se, è come se portato... il campionato non fosse iniziato sì ancora. come se fosse una parte ma neanche... non è neanche vero perché il precampionato non ha mai visto una Brissimbon così rimissiva quindi è stata proprio una partita strana e poi c'è l'aspetto tecnico oltre all'aspetto emotivo che secondo me giustamente abbiamo analizzato per primo e l'aspetto tecnico dice che Reggio ha fatto fondamentalmente il contrario di tutto quello che ha fatto in precampionato ma anche ad Avellino eh sì. in termini di circolazione di palla gestione del ritmo esecuzione Coinvolgimento dell'attacco e eh, per non parlare dell'aspetto difensivo, dove eh, sì, si è andati davvero a sprazzi, ma a sprazzi si intende che su 40 minuti momenti di difesa vera reggiana, forse sono stati 7-8, non di più. Sì, e poi mai vera, vera difesa reggiana, quella che ti toglie lucidità. Perché comunque abbiamo sempre concesso qualcosina, molto spesso Caserta ha pasticciato. Ma eh, difensivamente non siamo stati da reggio. Però è vero, quello che dici è corretto. Cioè, quello che si è visto in, in precampionato perché non è stato fatto a livello offensivo, a livello di, di piano partita dai giocatori. Io credo che sia questo il principale motivo. Perché a un certo punto si sono trovati a giocare un basket che non era più quello che per cui hanno lavorato per un mese e mezzo. Diciamo anche un'altra cosa, però e ovviamente eh, primo insomma. Presto troppo per dare giudizi eh, su questa squadra in generale e avere già delle certezze in un senso o nell'altro anche sugli individuali, sulle individualità e sui giocatori e come, e come vi ho detto poi ne parleremo. Seconda cosa ci sono anche gli avversari e eh, seppur valga lo stesso discorso anche per Caserta la sensazione e che questa caserta comunque come solidità e profondità di organico non c'entri niente con quella che un anno è stata ripescata e l'anno dopo si è salvata l'ultima giornata. Assolutamente no, è una squadra che Dellagnello ha detto siamo stati costruiti in ritardo, i giocatori sono arrivati in ritardo, però è una squadra costruita con un senso, cioè non ha preso i primi giocatori che passavano dal mercato, sono tutti giocatori funzionali a un tipo di gioco e ricordiamoci che sia Bostik sia Sosa venivano da una settimana di non allenamento per un problema. Quindi, io credo veramente che sia una squadra eh, di un livello superiore. Probabilmente è vero, non ci sono squadre materasso, tra virgolette, cioè non c'è la Pesaro di eh, due anni fa, non c'è la Caserta di. di eh, di, di qualche anno fa, cioè non c'è una squadra che dici: bene, queste qua all'inizio le perde tutte, la Torino perché... del girone d'andata dell'anno scorso. Sì, sì esatto. Quest'anno ci sono tutte squadre livellate e quindi non bisogna mai andare in campo con la presunzione di avere una partita facile, soprattutto su questi campi. Tra l'altro, la, però cioè, salviamo anche qualcosa, ovviamente, perché qualcosa da salvare c'è eh, in questa partita, sia in termini di individualità che comunque in termini di squadra. Perché una cosa Reggio l'ha fatta, e cioè. Non è mai crollata realmente, è andata sotto di 9 nel punteggio, anche sotto di 10. Eppure la partita non l'ha abbandonata. E seppur in trasferta contro una caserta galvanizzata davanti al suo pubblico, è riuscita, da almeno 10, a tornare ad un minuto dalla fine fino alla triple pareggiare. Quindi, comunque, una reazione emotiva e di carattere è arrivata. Sì, Prima di parlare dell'individualità, dico in no. generale come squadra. No, ma cioè, non è mai affondata Reggio, questo bisogna essere onesti, cioè, comunque Caserta stiamo parlando di una brutta sconfitta, ma Reggio non è mai andata a meno 15 da dire, ha proprio mollato gli ormeggi. Eh, è chiaro che bastava veramente, il ramore che aumenta, perché quando perdi di tre punti con l'ultimo tiro per pareggiare, giocando una parità del genere, veramente ti viene da dire, bastava fare due cose in più, eh, giocare 5 minuti in più casomai. E probabilmente l'avresti portata a casa, però si salvano anche un paio di individualità, soprattutto Riccardo Cervi. Secondo me, non si salvano queste cose difensive. Eh, si salva la ritrovata verve di Gentile in attacco. Ecco, andiamo a vedere anche il finale. Questa è la bomba di Nidam che pareggia i conti. Questa è la bomba di Giuri a 5 secondi dalla fine. qua, Mirko, possiamo andare anche un po' rallentati. Poi, dopo averla vista, ovviamente live, per cercare di capire un po' cosa poteva fare a Reggio. E poi Gentile che qua forse non ha la prontezza di ridare la palla a Nidam perché lì ci sarebbe stato un buon tiro, però mettetevi nei panni Stefano Gentile, 15 punti, miglior realizzatore incontro, nella sua caserta ha il tiro per pareggiare, quella palla lì faccio veramente fatica a passarla anche io, diciamo nella mia, nella, nella mia testa. Sì, l'unica cosa che io ho contestato a Gentile eh, rivedendo l'azione perché in diretta non me ne ero accorto così tanto è che l'uscita sull'angolo eh, era ottima perché ha preso un tiro piedi per terra. Ecco, forse ha guardato. Se voi guardate le, gli occhi, la ecco testa qua, di Giuri. Andiamola a vedere piano. Teme so. proprio di essersi avvicinato un po' troppo al difensore. Guardate che, guarda Giuri, vedete come lo. ci mette un po' proprio a girarsi. E poi, vabbè, forse passi. Però, eh, se lui fosse casomai andato più verso l'angolo, avesse preso un tiro un po' più. Dici eh, passi perché corregge un po' l'arresto. Ma fosse, sì, vabbè. Forse, vabbè, però, vabbè se avessero se... fischiato sì. questo fallo, cioè, saremmo impazziti. Però. Eh, se lui avesse, cioè avesse me ne fa 4 in sì, realtà. Passi, passi netto. Vabbè, ma questo, però, sì. No, ecco, è... io accuso solo: se fosse andato leggermente più verso la direttrice di tiro, casomai poteva eh, arrestare i piedi mettendosi nella stessa posizione. Invece, così ha proprio fatto un giro a 180 gradi per mettersi a posto. E secondo me questo lo ha penalizzato molto come tempistica. E poi Giulia era lì. E come? Tempistiche, sempre c'era il tempo per dare la palla a Nidam. Eh, sì, c'erano e... 4 secondi, quindi c'era assolutamente. Però è chiaro che andiamo a vedere Mirko se riesce a riprendere invece l'ultimo tiro di Giuri, quello della formazione, appunto di Caserta, quello vincente di Caserta. Perché? Eh, per capire se Reggio poteva fare qualcosa o no, in più difensivamente. Una cosa poteva fare e non l'ha fatta, l'ho detto anche a Menetti a fine partita: spendere un fallo, perché eh, c'era ancora un fallo a spendere e non era in bonus. Sì, infatti l'errore penso sia lì. Eh, poi io, se vi guardiamo bene, Nidam scivola sul blocco e questo gli fa perdere quella frazione di secondo che gli avrebbe permesso di conquistare maggiormente il tiro. Questa è la persa di Nidam dopo il pareggio, l'abbiamo vista, eccolo qua il tiro di giure, andiamolo a vedere. Andiamo se voi guardate come... Nidam, quando rimane sul blocco di, eh, di Sheeds, sì. lui scivola e non riesce a passare bene sul blocco. È chiaro che lì comunque Nidam doveva forzarlo il blocco, mentre... Che poi non è neanche un vero blocco, non è questo, eh? è questo qua che arriva. Eccolo di Vatt, comunque si dice. Sì, di Vatt. Mm. Sì, qua è scivolato, è vero. Ha perso quell'attimo lì. Eh, Però, insomma. Cervi non può uscire fin lì su Giuri. Poi no. è sempre un tiro bene o male contestato di Marco Giuri, che non è un tiratore, neanche è un giocatore di attributi, questo dobbiamo dire. Alla fine, però, non è un cattivo tiro da prendere questo per, per vincere con un fallo da spendere, si poteva comunque forse. Però guardate dov'è la... la mano di Nidam, se non fosse scivolato quel tiro lì, Giuri non lo prendeva. C'eri cioè, ha fatto bene perché se fosse uscito, eh, Giuri poteva darla sotto ed era una facile schiacciata. Quindi, insomma, peccato di non aver speso il fallo. Bisognava spendere il fallo prima. Però è un'azione un po' diversa da quella di con contro Avellino. Eh. Cioè, non confondiamo il canestro nel finale. Sono due cose leggermente diverse. Là c'è un errore dove insegui sul blocco, eccetera. Qui un po' sei anche, un, sei anche sfortunato, ma te la sei generata la sfortuna dopo l'errore di non aver commesso fallo. Allora, parliamo dei singoli. Eh, ti è piaciuto di più Cervi o Gentile? In, in proporzione e per quali motivi? Eh, Cervi, nettamente Cervi, perché penso sia un giocatore imprescindibile per questa difesa. E perché nel secondo tempo non l'abbiamo servito come dovevamo, ma quando lo servi ti può dare davvero tanto quest'anno. Ecco, io non vorrei che cadessimo nell'errore eh, nell di smettere di servirlo quando vai in difficoltà, perché questo sarebbe veramente un peccato. Gentile ha giocato molto bene, di personalità, mi fa piacere che gli sia entrato il tiro, però se guardiamo i tiri, a parte quello forzatissimo in uscita da un blocco, sono tiri che Gentile, quelli lì, ha. Eh, e quindi vi devi sempre metterli. Questo intendiamoci: è stata un'ottima prestazione, però tra le due cose, preferisco un cervi che ti dà più solidità in un uh, certo tipo di gioco e ti può garantire anche punti quest'anno in un altro tipo di gioco piuttosto che la sporadicità di un tiratore che una sera esibisce le sue grandi qualità perché Gentile è questo, eh, cioè scordiamoci del Gentile dello scorso anno, Gentile quando ha un metro il tiro lo può mettere non solo da 6,75 ma anche più lontano Notte diciamo dolenti ehm, secondo me ok, su tutte ovviamente la prestazione dei due stranieri eh, Lesic e James è quella che è apparsa un pochettino eh, più lampante mm, sei preoccupato per il loro rendimento? Eh, sono accomunabili in un stesso discorso? Secondo te c'è da fare un discorso diverso? Arriveranno? Non arriveranno? Eh. Cosa devono fare di differente? Beh, che arriveranno, io lo spero, anche perché l'Esic, che abbiamo visto in precampionato, è un giocatore che ne faceva 20, e ne ha fatti 20 o oh, 15 anche contro DJ White, non contro, con tutto il rispetto, Silver Bryan di Mantova. Quindi io mi aspetto un giocatore di un certo tipo, se ne faceva 16 di me in Europa non ha smesso di. non è disimparato improvvisamente a giocare. Intendiamoci. Però non ha mai fatto quello che serviva alla squadra e quello che serviva a lui per mettersi in ritmo, cioè casomai prendersi un tiro da tre punti, casomai prendersi. Eh, attaccare un recupero sempre giocando il pop. Quindi si è anche un po' tolto lui dal gioco. Io su James sono un pochino preoccupato, ti spiego perché. Perché è un giocatore che. Secondo me doveva dare un certo tipo di fisicità di atletismo, ma non la sta dando. Perché è vero, uno contro uno fulminante va sempre al ferro. Lasciamo stare errore non errore. Però, quando vuole andare al ferro, va al ferro quanto non perde palla sulla tre punti. Quello che mi preoccupa è che difensivamente è una rete, è una rete da pesca bucata perché la schiacciata che ha fatto Scizzi in contropiede è colui, no, con lui. Questa dopo arriva, quella dopo, Beh. vabbè, con quella che lo guarda e gli passa di fianco, secondo me è inaccettabile. E poi soprattutto c'è un problema, se lui smette di prendere il tiro da tre punti, anche se non è uno specialista, anche se è un tiratore da 30%, per noi sono problemi molto grossi, perché la difesa si adatta, Avellino, eh, Avellino non l'ha aspettato, ma Caserta l'ha aspettato, l'ho aspettato con eh, due metri da lui e lui ha preso due tiri. Questa Questo, esatto, e tu non puoi toglierti così, cioè ti togli se sei De Nicolao e arriva a schiacciare Sanders, dove dici tanto faccio fallo perché non posso fare niente, ma non puoi spostarti in questa situazione. Però sono molto preoccupato per la tipologia di attacco, cioè è vero, lui gioca in uno contro uno, non ha il tiro, va in sottomano, va attacca, attacca il ferro, però quei tiri lui li deve prendere, altrimenti mette nei guai tutta la squadra, poi se ne se farà 0 su 7. Va bene, sarà, avrà ragione la squadra. È chiaro che la squadra cosa dice, la squadra avversaria. Secondo me, sette non li metti. Quindi io ti sfido. È questo che mi preoccupa perché è un battezzarlo molto, molto palese. Allora, leggo qualche messaggio sui social. Ovviamente, la gente si divide in due categorie: gli attendisti e i eh, diciamo. Eh, catastrofisti. Bravo, catastrofisti. Eh, bravo, esattamente questa è la la separazione di categorie dopo, dopo questa prima giornata, cioè da una parte coloro che dicono eh, male, 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 preoccupati, 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 dall'altra quelli che dicono male sì, è innegabile, ma ragazzi, attenzione, calma, è la prima di campionato. Leggo ad esempio, eh, c'è chi dice squadra senza palle, senza costrutto, mancano giochi e schemi, non c'era la difesa, era un po' che non vedevano schifo così, ho paura che per quest'anno sarà sempre così. Lesic e James, imbarazzanti. Eh, non ci sono schemi per cervi. Partita brutta giocata male, non si può perdere a 4 secondi alla fine senza aver speso fallo. Stranieri non pervenuti, la prima sarà difficile ripetere gli altri anni. Questo vi ho letto i catastrofisti. Poi ne leggo degli altri. Eh, ad esempio o l'ami quando perdi o non lami, pensiamo alla prossima, ci vogliono ancora tante partite per premere giudizi definitivi. Calma, abbiamo giocato male ma eh, avevamo a che fare con uno dei, in uno dei campi più brutti per noi, eh, basta lamentarsi e piangere la prima difficoltà per poi scoprirsi i veri sostenitori quando le cose girano bene, diamogli tempo di lavorare, non credo che la squadra sia così scarsa come viene dipinta oggi. Eh, ma bisogna dare più palla a cervi e poi è difficile commentare la partita dopo aver letto certi commenti catastrofisti, verrebbe voglia di dire partite eccellenti solo per il fastidio che certi soloni che parli, eh, danno certi soloni che parlano di squadra da retrocessione. Vabbè, mi piace anche un po' questa bagarre tra i tifosi, eh, tra gli ottimisti e i pessimisti. In generale, però, una cosa dobbiamo dire, Alessandro, che la storia degli ultimi anni ci insegna a. Da aspettare, 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 esprimere giudizi perché il campionato è lungo, la pallacanestro già non ha mille risorse, lo zoccolo duro di giocatori è sempre quello al di là eh, di chi è andato e chi non c'è più, e non è uno zoccolo duro che eh, fino all'anno scorso era scarso. Insomma, eh, questo mi fa un attimo propendere, se non altro, a sospendere il giudizio, ma anche allo stesso tempo ad aspettarmi già da sabato a Sassari una bella reazionecina. Beh, allora, che, che, le, che i tifosi poi si perda e fa tutto schifo, si vinca, noi siamo fortissimi, ci sta. E io sarei leggermente un po' più morbido nel, nel giudizio assoluto, cioè una partita storta ci può stare. Obiettivamente se noi avessimo vinto con Avellino. E, sì, se quel e tiro che ballava un tiro, non fosse cioè, entrato. Esatto, cioè. la prestazione non è che cambiava, ballava solo un tiro, avessimo perso domenica, probabilmente ce ne sarebbe stati la metà. Bisogna essere un po' più morbidi. Chiaro che ci sono delle preoccupazioni, io sono il primo ad avere dei dubbi su alcuni, alcune situazioni, però secondo me la, se cominciamo ad averne e siamo assoluti in questi dubbi nella prima di campionato, ragazzi diventa lunga eh, e anche, anche solo divertirsi. Bisogna avere calma perché il campionato è lunghissimo, ci sono squadre che erano messe malissimo nei primi mesi e poi sono andate avanti nei play-off, ci sono squadre che a febbraio ne hanno perse cinque, sembrava che tutto fosse finito, poi hanno vinto lo scudetto. E poi dico un'altra cosa, parlo un attimo di numeri per dare anche qualche input ai nostri ascoltatori. Eh, abbiamo visto tutte per campionato, ora giocare in un modo, mi aspetto che torni a farlo. Già a partire dalla prossima giornata voglio vedere e lancio questo guanto di sfida quante altre partite in campionato la Bond chiuderà con 4 assist in 40 minuti eh sì. perché eh, se saranno altre allora sì che ci sarà da preoccuparsi ma mi sembra veramente un dato che è quasi più unico che raro mettiamola così sì è vero eh, penso sia... e poi tra l'altro di tre dei lunghi uno degli esterni, quello è il dato incredibile. Vuol dire uno, che la di, panna... Cervi, uno di James, uno di Polonara e uno di De Nicolà. E' eh, quello il dato che secondo me è più preoccupante oltre al numero. Io ho notato una cosa, eh, questa è una mia idea. Abbiamo fatto un precampionato dove abbiamo perso poche partite, abbiamo perso eh, contro squadre di Serie A. Abbiamo fatto la Supercoppa, abbiamo perso, abbiamo fatto la prima giornata il campionato e abbiamo perso. Mi è venuto il dubbio, il livello di intensità e di cattiveria e agonistica che Max Manetti ha chiesto in in, eh, nella vigilia della partita, poteva casomai essere un po' preparato meglio se avessimo affrontato formazioni casomai di pari livello inteso come giocatori americani che ci mettono veramente eh, tutto il nervo che hanno, giocatori di un certo tipo, piuttosto che casomai formazioni di Lega 2 dove... Il livello fisico a volte era francamente eh, imbarazzante a favore di Reggio. Mi viene in mente la partita di Mantova dove Reggio ha dominato. Ecco, vedo che con le tre formazioni di Serie A abbiamo uno 0-4, non è un dato che mi preoccupa, intendiamoci. Penso sia esclusivamente un discorso casuale, ma mi metto a. Sì, perché fare poi il abbiamo un 2-0 con quelle di Eurocup, cioè esatto. la, la Gerusalemme e la Juventus. Quindi bravo. capisci bene che è, è un discorso fino a se stesso. Però, casomai ti preparava meglio avere certi tipi di fisicità eh, giocare però è un discorso che mentre lo faccio lo sto pensando adesso mi rendo anche conto che casomai è fine a se stesso perché con Torino hai recuperato una partita in, in, in cinque sì, giocando sì, con squadra anche, di completi americani è anche legato al fatto che gli strumenti che abbiamo in mano adesso sono questi tra sì, cinque certo. giornate probabilmente ne avremo in campo eh, molti molti di più um, Usciamo un attimo da Reggio, andiamo a vedere cosa è successo nella prima giornata di Serie A perché eh, di cose interessanti ne sono successe, eh, appunto possiamo andare, andare a vedere anche con l'aiuto della grafica un pochettino eh, quelli che sono stati i risultati e di conseguenza eh, andarli a commentare. Allora, partiamo da Brindisi Trento, partita di mezzogiorno. Uh, per chi si lamenta del livello di gioco espresso da Reggio Caserta non vi, ho, non vi auguro di rivedere Brindisi-Trento eh, di mezzogiorno sarà l'orario, sarà la prima giornata ovviamente sarà il fatto che sono due squadre nuove, molto nuove molto più forse di quello che, che sembra Trento e eh, Brindisi per eh, guida tecnica e per organico nel senso che è rimasto solo Cardillo e, e Scott Ehm, alla fine vince Brindisi, la Brindisi di Massacchetti con eh, questo Mbaie che piace, eh, ha convinto, eh, un po' da rivedere gli altri, dall'altra parte invece Lightly, l'unico in clima campionato diciamo, per la Dolomiti Energia, che tutti abbiamo detto durante l'estate: se c'è un problema da individuare la Dolomiti Energia è quello di trovare uno che faccia punti. Ecco, i 61 punti a prima giornata vanno su questa linea per adesso, ma è anche una squadra che migliorerà, ovviamente. Col tempo. Eh, Avellino Torino, una partita pazza che Avellino ha vinto quando ha rischiato tanto, tanto di perderla, prima sotto di. Uh, di 6 Poeta ha messo una bomba recuperando clamorosa ma poco prima col punteggio in parità Deron Washington si è visto fischiare un fallo a metà campo e poi ha preso un fallo tecnico per proteste che ha uh, ovviamente sparigliato, sparigliato le carte alla, uh, alla fine Avellino la vince con un 4 su 4 alla distanza di Zerini e con ventello di Levi Randolph quindi cambiano anche un po' i protagonisti rispetto alla Supercoppa anche se Ragland fa 16 e Marcus Green fa 11 assist dall'altra parte il solito DJ White Poeta 16 è la sensazione però, Alessandro, che Torino sia appena sotto quel livello lì, quello delle, delle prime quattro quest'anno. Sì, anche se mi aspettavo un po' di più da Torino, sinceramente. Però, per farvi capire come è, è messo tra virgolette Reggio, se Avellino avesse perso la partita con noi, vinceva di 17 a un certo punto, 16 con Torino, avesse perso per quel fallo tecnico, eccetera, di cosa staremmo parlando? Cioè, Avellino è 2-0 nelle pagare ufficiali. 2-1 perché ha perso con Milano sulla ciata sì, sonora, giusto. vabbè, però quello perderanno tutti. Reggio 0-2, ma alla fine ballano balla due tiri di differenza e un fallo tecnico. Quindi ecco perché bisogna andare molto piano con i giudizi di inizio campionato. Vado avanti, c'è Cantù, Venezia, 92-99, la partita di Stefano Tonut che ha segnato 26 punti con 35 di votazione, 4 assist, insomma 10 su 12 dal campo una grande gara che ha messo anche in se vogliamo in secondo piano un'ottima prova di McGhee con 15 e 7 assist dalla panchina eh, dall'altra parte la Cantù che comunque è stato un oggetto misterioso per tutto il precampionato qualche cosa di buono ha fatto vedere soprattutto con i due diciamo, lunghi Darden e Lawal e, e con Daudel che però ha chiuso anzitempo eh, la partita, non giocando tutto il secondo tempo, il play ex eh, Zygheris perché? Perché si è fatto male alla mano, da valutare, potrebbe anche essersi fatto eh, una, una lesione. Ha chiuso però con 9 assist in 18 minuti. Questo significa che insomma, Beh, è un fenomeno, eh, uno dei tuoi preferiti. Lo so. <ride> Sì, è un giocatore che lo adoro. E bisogna vedere se sarà, sarà davvero fuori per tre mesi. Segnalo 5 punti di parrillo in 14 minuti e ci fa piacere, dai, ci fa molto piacere, assolutamente. Cantù ha ah, lavori in corso grandi. Così, scritto sopra, giocare a secondo me non aiuta. Ho guardato un pezzo di, eh, di highlights, c'erano dei settori completamente deserti. E non lo so se l'effetto pianella, secondo me, un po' si farà sentire. E Venezia è Venezia, Venezia è Venezia, niente da dire. E invece chi ha pagato lo scotto della neopromossa è sicuramente Brescia. 76-63 in caso contro Pesaro, ma in partita la formazione, la formazione di Brescia. Eh, 39-23 era l'intervallo questa partita eh, è strano perché Brescia è la squadra più esperta del campionato e ha dei giocatori come Moss eh, come Vitali eh, insomma per, per dirne alcuni eh, come Berggrin, come lo stesso Landry che ha esperienza in, in Eurocup come l'altro Vitali cioè tutti i giocatori che dovrebbero conoscere la categoria invece eh, impatto, dopo anche un buon precampionato, impatto sì, shock di Brescia. Però è una squadra, eh, parlavamo con il nostro ex collega, collega Alessandro Pediconi, che è diventato addetto stampa di Brescia, e ci diceva che Pesaro è una squadra tosta fisicamente: una squadra che ti, che ti assilla, che ti pressa, che ti mette le mani addosso, e se trova la serata in cui il talento che alcuni hanno, <coughs> Fields in primis, si incanala nel modo giusto è una squadra che è tosta, è tosta davvero. Brescia ha avuto un blackout totale a metà secondo quarto: sì, 9 punti in 10 minuti. E da lì è cominciata. Ha fatto fatica perché poi Pesaro ha preso coraggio. Però, sempre il discorso che non ci sono squadre da zero vittorie, Caserta ha vinto correggio. Pesaro ha fatto un'ottima prestazione, ha dimostrato di essere in palla. Questo dimostra che ancora a maggior ragione quest'anno non ci sono campi facili. 19 di Jones, 16 di Fitz, però anche 19 rimbalzi di Landry Noco, questo pivot molto fisico e molto, molto rookie. e vediamo una bella, una bella scommessa. Poi c'è la partita tra Capodorlando e Milano, il posticipo che ha vinto Milano di 6 lunghezze, Capodorlando che ha rinunciato a Dinner dopo 3 minuti per un... Per un problema muscolare, non c'è lesione, quindi non dovrebbe essere in pericolo la prestazione, eh, la stagione di Drake Diner. E comunque stiamo sempre un po' a guardarlo con eh, la lente di ingrandimento. Dimostrazioni che non capitano su Reggio: gli no. infortuni a Diner. Insomma. Esatto, eh, sì, assolutamente. Capodanno che però senza Dinar ha giocato benissimo: ha giocato benissimo finché ha potuto, finché ha avuto forse anche energie. poi Milano è venuta fuori nel finale, aiutata anche dagli episodi, tipo un canestro di Cinciarini da tre, impossibile a tempo scaduto nel momento peggiore di Milano. Ma però, molto tempo scaduto. Sì, ma molto tempo scaduto. però alla fine, eh, bene o male, con il grande Simon sempre in evidenza, Milano se l'è sfangata. Diciamo così, sì. eh, in un modo o nell'altro. Arrivo al, a Sassari, ma prima passiamo dal posticipo di ieri tra Cremona e Pistoia, una partita solo nei primi 10 minuti, poi dopo scappa eh, decisamente Lavanoli, vola sui canestri di Aston Turner, che secondo me si candida ad essere, se non il top scorer di questo campionato, uno dei primi tre, di sicuro, eh, buono anche l'impatto di Biliga, 14-8, dall'altra parte... C'è già un caso che è quello di Marcus Thornton, doveva giocare, era il giocatore che l'anno scorso ha saltato tutta la stagione per infortunio, tenuto da Pistoia per lo stesso, per giocare quest'anno, sembra che si sia diciamo, pizzicato il menisco in riscaldamento, potrebbe addirittura dover tornare ancora sotto i ferri a quel punto, allora diventerebbe eh, difficile pensare di vederlo giocare in maglia eh, Pistoia, che ha 17 punti da Boot e 15 da Hawkins, due eh, nuovi anche per il campionato italiano. Tutti da scoprire. Arriviamo poi a parlare della prossima avversaria, cioè Sassari, così entriamo anche un po' in, in clima partita. Sassari cosa ha fatto? Ha vinto 78-72 con Varese, una partita non facile, una partita che non ha per nulla dominato, anzi, eh, diciamo che ha condotto per gran parte, sempre con quei 10 punti di vantaggio, ma poi ha rischiato, subendo la reazione di Varese nel finale, eh, non è mai stato in grado di uccidere. Però alla fine l'ha portata a casa, insomma, diciamo di rifo di razza. Ma sì, anche perché al Pallastra di Mini fai fatica a giocare, eh, perché è una squadra comunque che mm, non è male. A me non convince, Sassare adesso verrà a Bologna, ce ne darà 30, però a me non convince perché ha del grande talento in alcune zone del campo e in altre dei buchi, secondo me, clamorosi, eh, dove può essere messo in difficoltà. È chiaro che Johnson Odom è un giocatore che penso che noi soffriremo. In, in alcune situazioni di gioco Anche se la sua sfida con Nidam è una è sfida bella, interessante È bella, molto bella Però ha dei giocatori super esperti Carter, insomma, lo conosciamo bene Sassaro è una squadra, secondo me Un pelo sotto, anzi Un pelo sotto, sicuramente eh, Squadre come Venezia, Vellino Però è una squadra che Se fa quadrato, se Pasquini trova la retta via eh, Darà fastidio a tanti Perché è esperta a dei giocatori che non sono esaltanti come gli altri anni, casomai, ma sono, eh, sono pronti a, a fare bene. Penso a Savanovic, penso alla scoperta di Olaseni, eh, che è un bellissimo giocatore, bellissimo, è un buon giocatore. Bisogna Appena che faccia, arrivato, quindi. Sì, bisogna anche che faccia su... quadrato. Però, insomma, Possiamo vederla di... anche la, il roster di, di Sassari con, con l'aiuto della grafica per, per andare a capire un po' meglio chi, eh, chi giocherà. E chi no? Allora, sul discorso cabina di regia, Johnson Odom e Stipcevic, eh, uno l'opposto dell'altro, nel senso che eh, Stipcevic non è in realtà il vostro playmaker classico, ma è un po' più disciplinato di Johnson Odom che di playmaker ha solo la nomea, mettiamola così, in realtà i 18 punti con eh, 13 tiri di, di, di lunedì sera lo dimostrano. Poi però ci sono dei giocatori interessanti nel ruolo di, di guardia. Di oltre ovviamente a eh, De Vecchi ed Ercole confermati, ci mettiamo anche Sacchetti che ha giocato molto bene, eh, 16 e 4 rimbalzi per lui, e Giovanni Monaldi e Eveling che giocheranno ovviamente molto poco, non sono entrati, ci sono Trevor Lacey e Josh Carter, due giocatori interessanti, Trevor Lacey un po' un all-around, uno che fa bene tutto, sì. eh, ex-Pesaro Ex l'anno scorso, Josh Carter, già visto a Siena, già visto al Pinar l'anno scorso avversario all'Euro Cup, qua è un giocatore invece un po' più di classe un po' più proprio di talento puro, un tiratore un tiratore di alto livello, perfetto per il sistema di gioco di Sassi Sì, è un giocatore che è atletico, si esalta è un giocatore che sporca la linea di passaggio un giocatore che è comunque di, di livello superiore eh, No, a me, me non dispiace, soprattutto tra gli esterni a parte Johnson Udru che non lo vorrei mai nella mia squadra però, detto che io non lo voglio, però è un buon giocatore Ottimi secondo me sia Lessi sia Carter, eh, interessantissima la scelta di Deca che ti dà solidità, punti nelle mani e rimbalzi, con Olaseni che è il classico pivot alla Sassari per farci capire e Savanovic che è un collante tra i due perché è esperienza, non sa fare bene niente ma è roccioso. E ha giocato sei minuti eh. da pivot nell'ultima partita da cinque tattico il che dimostra che anche senza Meo Sacchetti... Ma con Pasquini, e l'abbiamo capito comunque, si va in quella direzione lì. Small ball, corsa, eh, 29 tiri da tre tentati, 11 realizzati, no. quando Sassari segna più di 10 bombe, L'abbiamo visto anche negli anni scorsi, è difficile che perda. Ecco, questo però va anche nel piano partita che noi in casa vorremmo vedere fare la Grissimbon. Quindi sarà una sparatoria secondo te o...? O adattarsi... ci... siamo allora. sopra gli 80 gli 85 sarà una partita ai 70 no io credo mm. che sarà agli 80-85 perché Reggio mh, voglio credere che torni a giocare a un certo tipo di ritmo contro Sassari ci siamo sempre un po' adattati al ritmo di... adattati attenzione non adattati subendolo cioè accettandolo e eh, lavorando al nostro ritmo che contro Sassari spesso e volentieri andava a eh, accettare loro ma scientemente eh, non subendolo ripeto quindi credo che vedremo una partita con diversi eh, diverse transizioni eh, a punteggio alto. È chiaro che Reggio deve far valere la difesa, perché io credo che Sassari, comunque con una squadra eh, neocostruita praticamente in quasi tutti i ruoli, a un certo punto possa subire una difesa di un certo livello. Reggio ce l'ha e deve farla valere. È chiaro che bisogna metterci il corpo, bisogna metterci la voglia, non bisogna accettare transizioni schiacciate guardando il giocatore che schiaccia come l'altro giorno perché se Sassari si esalta è finita. Dico una cosa però, noi ci attendiamo gli stranieri, io sono convinto che la reazione emotiva arriverà dagli italiani perché devono essere loro i trascinatori di questo gruppo, parlo di Aradori, di Della Valle in primis ma anche di Polonare Gentile appena dietro e mettiamoci pure Cervi anche se ha un ruolo così come quello di Polonare diverso perché deve essere la squadra a coinvolgerli e non devono essere loro. Eh, penso che la reazione emotiva arriverà da loro perché devono essere loro i trascinatori. E eh, sono sicuro, anzi, che, che saranno loro quelli che, che suoneranno la carica. Poi, se gli altri saliranno eh, tra virgolette, sul carro bene, allora secondo me può venire fuori una bella partita. bisogna partire da un presupposto: giocare insieme a basket. Cioè, io quattro assist li voglio vedere in un quarto, non li voglio vedere in una partita per reggio perché. Come per, come per Caserta Sassari comunque ha dei discreti difensori molto più che Caserta però va fatta lavorare perché altrimenti la fisicità dall'altra parte poi se la portano a, a col massimo livello e ti mettono in difficoltà e però sì, bisogna passare dagli italiani anche perché noi siamo la squadra degli italiani siamo la squadra che ha talento per farlo siamo la squadra che è, è andata a un tiro dalla finale di Supercoppa quindi non buttiamo bambino qua sporca e speriamo davvero che gli italiani dettino la via e eh, i giocatori eh, stranieri li vadano dietro. Io credo che soprattutto un giocatore come Lesic, se vede la partita in un certo eh, modo, che si incanala su un certo tipo di, 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 di entusiasmo, vada dietro facilmente. Effetto Palladozza. Come, come te lo aspetti a livello di atmosfera? Intanto ti do una news, già più di 12 pullman di abbonati prenotati, per chi non l'ha ancora fatto, avete tempo fino alle 19 di domani, mercoledì, per farlo. Pullman.chiocciolapalacanestoregiana.it e poi ritrova le cucine Braglia. Vado a leggere per non sbagliarmi, anzi, no, infatti mi sono sbagliato. In via Filangeri, parcheggio dell'Ente Fiera, alle 18.45 per arrivare eh, a Bologna alle 20.15 eh, per circa, insomma, traffico permettendo, la partita inizia alle 20.45, non dimentichiamolo. Eh, 12 pullman di abbonati, in generale diciamo, gli abbonati, quei 3.300 circa, eh, almeno 3.000, li, li mettiamo al Palabigi, proviamo a fare far 3.500 con eh, Porto Un Amico, le promozioni, le... Gli sconti per gli universitari, eh, l'affiliato ad un eurofip per quel che riguarda il mini basket eh, E chi più ne ha, più neanche, qualche bolognese, magari. Ma che sì, insomma, vedere Sassari ci si va, vedere Reggio ancora di più. è la finale Scudetto di due anni fa, eh, anche appunto. Che pur sempre la finale Scudetto, poi quindi è un sabato sera, cioè voglio dire, fai un giro a Bologna. Ci sono mille motivi extra cestistici anche per, per poi sì, lungare la partita. L'unico forse che, ti, che tende a far stare a casa è la diretta Sky, eh, però sì. è Sky, quindi non se lo possono. Per tutti a Ma però insomma, la per prima per... partita di reggio tra le mura amiche, secondo me, insomma, io, io su almeno 3.000 ci metto l'euro, sui 3.000, meno mi chiederei perché cioè, mi chiederei perché, e, e che non mi si venga a dire perché è Bologna, perché la società veramente ha fatto qualsiasi cosa per, per consentire a tutti di andare. Quindi ehm, me lo auguro davvero anche perché in un momento di pseudo difficoltà, e ci metto 30 virgolette, davanti e dietro. È giusto che la prima partita in casa a Bologna possa essere veramente una, una partita dove il pubblico dimostra alla squadra che si gioca a Bologna ok, ma il è lì c'è e, e la squadra è supportata. Perché? Anche perché è giusto così, insomma, inizio campionato. Allora, oltre a Reggio Sassari si gioca eh, Milano contro Avellino, partita interessante, indubbiamente a mezzogiorno di domenica, l'altra diretta Sky. Poi c'è Venezia contro eh, Capodorlando, Trento contro Cremona. Queste sono le gare delle 18.15, Varese contro Caserta, Torino contro Pesaro, Brescia contro Cantù alle 20.45. Invece, nessuna gara è lunedì, perché c'è reggio il sabato, eh, c'è Pistoia contro eh, Brindisi. Questo per quel che riguarda il mh, calendario. Allora niente, siamo, siamo in chiusura di questa versione stringata di basket time. Eh, ovviamente l'appuntamento è sabato al al Palabigi per Grissimore Gemiglia contro Banco di Sardegna Sassari speriamo sia la partita della riscossa speriamo sia la partita che un po' fa entrare in clima campionato, non solo la squadra ma anche un po' tutto il pubblico, spesso è stato così spesso Reggio anche ha avuto bisogno Proprio emotivamente del contatto con il suo pubblico, vi dirò anche un'altra cosa. Secondo me, quest'anno, a maggior ragione, con una squadra più giovane, con gli italiani che devono prendere il proscenio senza più i lituani, ancora di più il contatto col pubblico dovrà essere necessario. Dovranno percepirli, i giocatori ne avranno bisogno perché non è un processo automatico. Non è che tu giri una valvola e diventi subito un giocatore di riferimento, un leader, un trascinatore. Eccetera, eccetera. Speriamo che succeda sabato a Sassari. Io ringrazio Alessandro Carafi per essere stato al mio fianco e eh, do l'appuntamento ovviamente a martedì prossimo. Torniamo alle 21 per il post eh, Sasse speriamo sia una, una, bella, una bella gara, quella che vi racconteremo eh, a Basket Time. Adesso è davvero tutto, grazie mille anche a Mirko Zucchi, buonanotte e arrivederci.